50 giorni di Festival Internazionale di Cinema a Firenze. Davvero per me è una grande soddisfazione, 9 festival internazionali, più anteprime, premi, incontri diretti con gli autori, insomma davvero un festival che dà un grande orgoglio alla Regione Toscana. Il senso appunto delle parole dette finora, se posso permettermi appunto di fare una riflessione. Io credo profondamente che quando una persona scrive un libro, oppure quando fa un'opera d'arte, oppure quando scrive un relazionale, un articolo, oppure quando fa un film, non solo estrinseca un'espressione, ma sviluppa la comunicazione nel senso vero del termine, cioè instaura una relazione, che è molto più che dire qualcosa, è regalare un pezzo della propria vita, della propria cultura, della propria conoscenza. E il lettore o lo spettatore che è lì, che osserva tutto questo, eredita tutto quel grandissimo patrimonio culturale della vita di quella persona che ha scritto quel libro o che ha fatto quel film. Lo eredita facendolo proprio, facendo sì che diventi un bagaglio personale. E tutto questo è la cultura, perché chi non legge quel libro e chi non ha visto quel film avrà un sistema relazionale molto più povero, molto più scarso, e sarà molto più solo anche nel difendere le proprie istanze e i propri diritti. Ed è in questo senso probabilmente che i diritti sono davvero un fenomeno prima di tutto culturale, sono una questione che riguarda prima di tutto la cultura, ed è proprio attraverso la cultura che si è in grado di fare quel passaggio fondamentale tra l'avere conoscenza e costruire conoscenza, fare in modo che tutto quel grande patrimonio culturale di cui siamo depositari attraverso quei libri, attraverso quei film, attraverso quelle opere, attraverso quelle musiche, diventi un patrimonio individuale che ci permetta di fare il discrimine tra le cose che vanno fatte e le cose che non vanno fatte, tra le cose che vanno difese, anche a costo di assumersi una responsabilità unica a fronte di tanti che non se l'assumono. Le cose che vanno dette e a fronte di quelle che non vanno dette, qui sì o qui no, che hanno cambiato la storia del mondo. Ecco, io credo che il costruire cultura sia grazie appunto a renderci tutti responsabili del mondo. Ognuno di noi ha quel pulpo in mano e lo deve portare e deve esserne fiero e deve averne cura. In questo senso lo slogan del Festival della 50 giorni è rispettare le donne, vuol dire questo. Il problema del femminicidio e della violenza sulle donne non è un tema che riguarda solo le donne, ma un tema che riguarda l'umanità e riguarda tutti noi. Ognuno di noi è necessario che si senta responsabile, e senza cultura si spegne un po' tutta quella fiamma che è in grado di accenderci ogni volta che appunto leggiamo quel libro, vediamo quel film che ci sottolinea, che ci indigna, che ci ricorda che siamo responsabili tutti dello stesso mondo. Quindi grazie a tutti i festival che ci permettono tutto questo e a tutti voi, che da oggi siamo forse un po' tutti più responsabili del nostro mondo. Grazie.